Riprendiamo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgia di questa quarta domenica di Avvento pone in primo piano la figura di Maria, la Vergine Madre, in attesa di dare alla luce Gesù, il Salvatore del mondo. Fissiamo lo sguardo su di lei, modello di fede e di carità. E possiamo chiederci, quali erano i suoi pensieri nei mesi dell'attesa? La risposta viene proprio dal brano evangelico di oggi, il racconto della visita di Maria alla sua anziana parente Elisabetta. L'angelo Gabriele le aveva svelato che Elisabetta aspettava un figlio ed era già al sesto mese. E allora la Vergine, che aveva appena concepito Gesù per opera di Dio, era partita in fretta da Nazaret, in Galilea, per raggiungere i monti della Giudea e trovare sua cugina. Dice il Vangelo, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Sicuramente si felicitò con lei per la sua maternità, come a sua volta salutò Maria dicendo: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? E subito ne loda la fede. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. È evidente il contrasto tra Maria, che ha avuto fede, e Zaccaria, il marito di Elisabetta, il quale aveva dubitato e non aveva creduto alla promessa dell'angelo e per questo rimane muto fino alla nascita di Giovanni. È un contrasto. Questo episodio ci aiuta a leggere con una luce del tutto particolare il mistero dell'incontro dell'uomo con Dio. Un incontro che non è all'insegna di strabilianti prodigi, ma piuttosto all'insegna della fede e della carità. Maria infatti è beata perché ha creduto, e l'incontro con Dio è frutto della fede. Zaccaria invece, che ha dubitato e non ha creduto, è rimasto sordo e muto. Perché? Per crescere nella fede durante il lungo silenzio. Senza fede si resta inevitabilmente sordi alla voce consolante di Dio e si resta incapaci di pronunciare parole di consolazione, di speranza per i nostri fratelli. E noi lo vediamo tutti i giorni. La gente che non ha fede o che ha una fede molto piccola, che non ha forza, quando deve avvicinarsi a una persona che soffre, gli dice parole di circostanze, ma non riesce ad arrivare al cuore perché non ha forza. Non ha forza perché non ha fede, e se non ha fede non vengono le parole che arrivano al cuore altrui. La fede a sua volta si alimenta nella carità. L'Evangelista racconta che Maria si alzò e andò in fretta, non in ansia, non ansiosa, in fretta ma in pace. Si alzò, un gesto pieno di premura. Avrebbe potuto rimanere a casa per preparare la nascita del suo figlio, invece si preoccupa prima degli altri che di se stessa, dimostrandone infatti di essere già discepola di quel Signore che porta in grembo. L'evento della nascita di Gesù è cominciato così, con un semplice gesto di carità. Del resto, la carità autentica è sempre frutto
dell'amore di Dio. Il Vangelo della visita di Maria ad Elisabetta, che abbiamo ascoltato oggi nella messa, ci prepara a vivere bene il Natale, comunicandoci il dinamismo della fede e della carità. Questo dinamismo è opera dello Spirito Santo, lo spirito di amore che fecondò il grembo virginale di Maria e che la spinse ad accorrere al servizio dell'anziana parente. Un dinamismo pieno di gioia, come si vede nell'incontro tra le due madri, che è tutto un inno di gioiosa esultanza nel Signore, che compie grandi cose con i piccoli che si fidano di Lui. La Vergine Maria ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso. Estroverso. Al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Allora lasceremo lo spazio all'amore che anche oggi vuole farsi carne e venire ad abitare in mezzo a noi. Angelus Domini, nunciavit Maria. E concepit Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nel verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Dignificiamur promissionibus Christi. Grazie in Tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde. Ucchi angelo nunciante, Christi fili Tui, incarnazione in coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo. Preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicure verat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicure verat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicure verat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et nunc et in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni dell'Indonesia colpite da violente calamità naturali che hanno causato gravi perdite in vite umane, numerosi dispersi e senza tetto e ingenti danni materiali. Invito tutti ad unirsi a me nella preghiera per le vittime e i loro cari. Sono spiritualmente vicino agli sfollati e a tutte le persone provate, implorando da Dio sollievo nella loro sofferenza. Faccio appello perché non manchi a questi fratelli e sorelle la nostra solidarietà e il sostegno della comunità internazionale. Preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini dall'Italia e da vari paesi. Dopodomani sarà Natale. Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che in questi giorni si ricongiungono. Chi vive lontano dai genitori parte e torna a casa. I fratelli cercano di ritrovarsi. A Natale è bello e importante stare insieme, in famiglia. Ma tante persone non hanno questa possibilità per diversi motivi. E oggi vorrei rivolgermi in modo particolare a tutti coloro che sono lontano dalla loro famiglia e dalla loro terra. Cari fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste non vi dimentica e non vi abbandona. Se siete cristiani, vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia dove sperimentare il calore dell'amore fraterno. E a tutti che sono lontani dalla loro famiglia, cristiani e non cristiani, dico, le porte della comunità cristiana sono aperte. Gesù nasce per tutti e dona a tutti l'amore di Dio. Vi auguro buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Padre Pedro, abbiamo solo un minuto a disposizione. Vogliamo fare gli auguri e raccogliere il messaggio del Papa. Sì, tanti auguri a tutti coloro che...